E buongiorno a tutti. Per la rubrica di Test Drive oggi siamo in compagnia di Luciano dalla Val di Noto in provincia di Siracusa. Che ci ha fatto provare un bellissimo Toyota BJ modificato in maniera esemplare. Luciano, ciao. Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto Luciano, tu hai un Toyota BJ71 pesantemente modificato. E intanto da dove nasce la tua passione per il fuoristrada? E allora, la mia passione nasce da tempi lontanissimi, prima con l'enduro e poi successivamente sono passato alle quattro ruote, quindi ai fuoristrada. Ho sempre avuto dei Toyota e adesso è da 10 anni circa che ho questo BJ71. Modifiche rilevanti soprattutto sull'assetto dove hai sostituito le vecchie balestre con ammortizzatori e molle della Traction 4x4. L'unica pecca, ecco, di questa macchina erano le balestre e quindi siamo andati a intervenire proprio sull'assetto e l'abbiamo trasformato a molle, Le modifiche le hai fatte fare da un preparatore, mi dicevi, di tua fiducia del posto, giusto? ecco. Sì, le modifiche sono state fatte tutte da un mio amico, un po' per gioco, un po' per sfida, e abbiamo montato dei ponti GR, assetto quindi a molle, ammortizzatori XT della XT Motive Pro Version su misura, monto un quadrilink al posteriore, un trilink all'anteriore, blocco di serie al posteriore, blocco ARB con relativo sempre compressore all'anteriore. Poi ho messo dei mozzetti AVM Extreme, scatola sterzo Nissan GR. Un albero a doppia crociera al posteriore degli aggiunti. Intanto il veicolo vediamo che è in condizioni impeccabili, notiamo paraurti ad uso gravoso anteriore e posteriore, verricello, pneumatici maggiorati con cerchi e distanziali, presa d'aria esterna e barre sottoporta. E molti accessori li hai comprati dalla Traction 4x4, giusto? Sì, confermo, ho comprato molti, cioè la maggior parte, ecco, di tutti gli accessori sono stati presi proprio da Traction, tipo il verricello, distanziali, cerchi, bed look, insomma quasi tutto l'occorrente, ecco, a parte i ponti, poi è stato preso tutto, ecco, nuovo da Traction. Quindi anche molle, ammortizzatori. Allora, Luciano, questo veicolo qua tu lo usi, mi sembra, per fare alcune gite in zona e alcuni raduni che hai partecipato Sì, sempre nella zona, in Sicilia, giusto? la macchina viene principalmente utilizzata, ecco, in inverno per le uscite domenicali con tutti gli amici del club della Val di Noto, perché io ne sono membro, e poi per i raduni, ecco, qui quelli, diciamo, nella nostra provincia o nella provincia di Catania, a parte uno che ho fatto l'anno scorso nel Sila Club, ecco, nelle Calabrie, ma principalmente, ecco, è per le uscite domenicali e i raduni qui in zona, ecco. Invece progetti per il futuro, hai finito di modificare o andrei avanti? Ma per il momento io direi che va bene così, ecco, vista, ecco, insomma, la qualità della macchina che ne è venuta fuori, io direi che per me basterebbe anche così. Poi ovviamente se uno vuole andare a spendere dei soldi non si finirebbe mai di fare modifiche. Quindi io preferisco, ecco, tenerla così, così posso fare sia raduni, sia le uscite, sia qualche gara di trial se un giorno vorrei farla. Quindi per il momento va bene così. Va bene, grazie Luciano.
E dai, allora niente, ci vedremo in qualche raduno della zona o qualche gara di trial. Mi farebbe molto piacere. Grazie mille a te, Luca. Ciao, grazie, Luciano.